Amici di Cult, è venerdì 19 aprile e questa è l'ottantesima puntata di Cult. 80, mi sembrano veramente tantissime. È vero che io non le ho condotte tutte, però mi sembrano veramente tante. Come vedete, per questa ottantesima puntata di Cult sono di nuovo da sola perché Gisle mi ha di nuovo abbandonato, ma mi vendicherò molto 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 presto. Allora, per chi ovviamente non ha visto tutte le altre 79 puntate e si stesse chiedendo cosa sta guardando, che cos'è Cult? Cult è la rivista culturale di FR Live che ogni settimana vi porta delle vere e proprie pallottole di cultura, quindi servizi che possono riguardare musica, artisti di tutti gli stili, di tutte le arti, tanto cinema, tanti eventi, parliamo di libri, parliamo di personaggi, parliamo di veramente tutto quello che fa cultura popolare e non. E allora noi cominciamo questa puntata come sempre salutando e ringraziando tutto il nostro staff, il nostro regista Max Mingotti, e guardo in alto perché è sempre lassù, io non lo vedo ma lui mi vede, io intanto sento la voce, diciamo, non sento le voci ma sento la voce di Max. Salutiamo e ringraziamo anche i nostri autori, Elena Romano, la bravissima giornalista che cura tutti i nostri servizi, e poi lui, come sempre, Mister FR Live, Francesco Romano, autore, produttore, artista, promoter, chi più ne ha più ne metta. Salutiamo infine, ultima ma non meno importante, la nostra carissima amica Elisa Zuffi, che è una colonna portante della famiglia di FR Live e che cura anche tutta la realizzazione dei contenuti social di tutte le produzioni FR. Allora, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione e parliamo per questo primo cult di un personaggio, perché parliamo di Paolo Piermattei, che è un cantautore, un produttore, un editore, è un insegnante di canto, quindi anche un vocal coach, ed è stato intervistato, o meglio cultizzato, dalla nostra Elena Romano. Paolo è uno storico collaboratore di Lucio Dalla ed è consulente musicale del Teatro del Navile, che è una piccola realtà di cui abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti. È una splendida realtà, andate a vedere gli spettacoli e i concerti al Teatro del Navile qui a Bologna. E abbiamo avuto ospite anche lui, Paolo, l'abbiamo avuto ospite come artista a PMS Live all'uscita con il suo progetto musicale Che Fatica l'Amore. E Paolo, in questo servizio a cura di Elena Romano, ci parla della propria dimensione artistica. Vediamo. Che fatica l'amore quando non è più un gioco. Sono Paolo Piermattei. Quando è per sempre, ma poi dura poco. Un cantautore. Quando è il solo e unico, ossessivo pensiero, che fatica l'amore se non è quello vero. Editore, produttore. Che fatica l'amore se il cuore è in ritardo e non cogli il momento, non vedi quel lampo. Un insegnante di canto. Che fatica l'amore, che ti accorgi che amore solo quando non c'è. Benvenuto a Cult. Come inizia il tuo percorso musicale? Tanti anni fa, in Abruzzo, perché io sono abruzzese, scrivevo canzoni e poi a un certo punto una di queste canzoni ha
Strada della Stella del 2001 è stata cantata da Lucio Dalla e Lucio mi ha conosciuto, mi ha voluto con sé a lavorare nella sua etichetta discografica editoriale. Quindi sono rimasto tutto il tempo, da quando l'ho conosciuto a quando quel giorno ci ha lasciato, con lui, e poi sono rimasto altri anni nella sua etichetta anche dopo di lui. E poi con Lucio è successo questo, che tutta la parte, diciamo così, cantautoriale è diventata autoriale, perché non ho fatto dischi miei, non c'era tempo. Si lavorava moltissimo con lui e poi, insomma, diciamo che ti appagava anche il fatto di lavorare ad un livello molto alto. Dopodiché avevo tante cose già fatte, ne ho scritte altre e ho messo su un disco che si chiama Le voci del piano di sopra. Ho incontrato un personaggio particolarissimo, ma molto, molto bravo, che è Raffaele Montanari, che ha voluto produrmi, si è innamorato di queste canzoni e ha detto bisogna che le pubblichiamo. Io ero un po' restio e poi appaga anche il fatto stesso di poter scrivere, di poter cantare. Insegno canto anche per questo, perché mi piace stare in questa dimensione. Quindi cosa succede? Che poi dopo questo primo disco, che è uscito 2 anni fa, adesso è pronto l'altro e sto per uscire anche il prossimo. C'è tutta una parte importante con Lucio Dalla. Che tipo era? Un tipo un po' come era nella musica, cioè era molto imprevedibile, trasversale, però una persona dolce, anche se aveva dei momenti, come li abbiamo tutti, però una persona fondamentalmente dolce e sensibile. Un gran lavoratore, veramente lavorava tantissime ore e sempre a livelli molto, appunto, professionali. Molto, molto interessante è stato lavorare con lui, ho imparato tantissimo. È diventato un amico poi? Ma sì, cioè lui aveva questa famiglia di chi lavorava con lui, insomma, da tantissimi anni, quindi sì. Vi siete tutti sentiti un po' orfani? Proprio dal punto di vista umano, ecco, umano in quella dimensione che noi avevamo, cioè quella musicale, dei progetti, dei tanti progetti da fare, eccetera. Diventare editore, per esempio, cosa significa? Beh, io con lui ho fatto scouting, cioè il talent scout e l'editore, cioè io cerco personaggi, artisti, canzoni. Che cos'è per te la musica? È tutto. Non c'è altro da dire. È proprio tutto. Come vedi il futuro della musica italiana? In questo momento è un po' nebuloso, anche se è pieno di grandi novità, diciamo così. Però è un momento credo sia un momento di passaggio, non c'è una vera affermazione di qualcosa al di là del rap, del trap, queste cose qui, che comunque non è, secondo me, musica veramente italiana. La musica veramente italiana è il cantautorato, mutuata anche quella dagli americani, dagli inglesi, che è inutile dirlo, sono avanti. Quando tu dici novità, tranne le novità? Beh, i Maneskin sono un gruppo incredibile, ma ci sono tante novità belle, cioè c'è una gran bella realtà che si muove, c'è un fuoco, no? Però il punto qual è? È che non c'è continuità, ma anche perché non ci sono le strutture. Il vero problema italiano dell'arte, della cultura, di tutto questo ambito, è che non ci sono strutture per ragazzi. Cosa ti auguri per il prossimo futuro? Che il mio disco che uscirà piaccia e mi auguro di fare più serate e che ci siano delle persone più attente e che questo mondo non sia così incattivito com'è in questo momento. Grazie mille. E capisci cos'è proprio quanto non c'è. Grazie a te. Stop. Solo quando non c'è. Solo quando non c'è. Sempre molto ontologico, molto lucido il nostro Paolo anche nell'analizzare un po' la situazione musicale italiana e anche soprattutto la situazione della formazione dei giovani e della possibilità che hanno i giovani in Italia di poter fare musica, di poter fare arte. Questo purtroppo è molto 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 vero. Allora, se noi invece possiamo fare cult, lo dobbiamo ai nostri fantastici sponsor.
Quindi noi salutiamo il Garage del Commercio, lo sponsor storico di Cult, Estage, la nostra agenzia immobiliare, Car Wash City, l'autolavaggio San Lazzaro, la pasticceria Repubblica e poi, in ultimo, Car World Service. E allora torniamo in studio perché è il momento dell'ospite musicale, dell'artista PMS Studio. Voi sapete che noi ogni settimana collaboriamo con la PMS Studio del mitico Raffaele Montanari, che salutiamo. Ciao Raffaele. E oggi abbiamo addirittura un ospite in studio, quindi salutiamo, è qui di fianco a me in realtà, voi non la vedete ma è qui da un po', salutiamo Lane. Ciao Lane, benvenuta. Come stai, tutto bene? Tutto bene. Bene, sì, dai, non c'è male. Allora Lane, tu intanto, Lane immagino sia un nome d'arte, sì, giusto? Sì, sì. Il tuo vero nome te lo posso chiedere? Sì, certo, mi chiamo Giorgia Tamburini, vengo da Faenza, ho 25 anni e sono cantautrice. Wow, quindi 25 anni, sei giovanissima. Allora, visto che ti dichiari cantautrice, ovviamente la prossima domanda è: qual è il tuo percorso artistico? Qual è stato il tuo percorso artistico e qual è il tuo background? Allora, inizio come cantautrice in realtà da pochi anni, da quando sono entrata in PMS Studio, quindi circa 4 anni fa, perché Raffaele ha avuto fiducia di me, nel senso che ha detto: ti do questa base, prova a scriverci qualcosa, secondo me qualcosa esce. E qualcosa è uscito. E dopo, da quel giorno lì, mi sono divertita a sperimentare, a scrivere cose nuove, cose mie, cose non mie. E nel percorso della scrittura ho inserito anche mia madre, quindi scriviamo insieme le mie canzoni. Davvero? Sì. E tua madre scriveva già musica o l'hai coinvolta tu in questo progetto nuovo? Mia mamma scrive bellissime poesie, diciamo così, okay, che però non sono mai state pubblicate da nessuna parte perché le piace scrivere e basta. Ed è un grandissimo paroliere e quindi insieme siamo una bella squadra, nel senso che lei ha delle bellissime parole, io ho magari delle belle melodie e insieme facciamo una canzone. Beh, questa cosa comunque vi legherà sì, molto. Sì, insomma, sì, sì, è una cosa che voglio continuare a fare anche sempre. È una bellissima cosa, diciamo, anche per trovare attività mamma figlia da fare insieme, fare arte e scrivere canzoni, esatto, credo sia una cosa lo consiglio. Bellissima. No, è molto bello, anche perché comunque mamma non ha mai potuto cantare quando era piccolina e quindi io ho iniziato a cantare e poi questa cosa che possiamo fare insieme, questo mi rende ancora più felice. Poi in realtà canto da sempre, nel senso che ho iniziato quando avevo 10 anni a fare ad avere lezioni di canto e ho passato tantissimi insegnanti e adesso sono seguita nell'ultimo periodo da Emanuela Cortesi che è stata la corista di Rosana Mazzotti, Laura Pausini o comunque insomma è la voce delle canzoni di una delle muse del cartone animato Hercules, sì. E insomma e mi ha portato in delle strade, mi ha fatto litigare con la musica Emanuela, è stato veramente importante il suo coinvolgimento nella mia musica perché io venivo dal periodo del Covid dove purtroppo ci sono state le cose che sappiamo tutti e non riuscivo più a scrivere nulla, non riuscivo più ad avere voglia di cantare, quindi mi ci ha fatto proprio litigare con la musica, ha detto ora ci litighiamo. E finalmente abbiamo fatto pace, perciò è stato importante l'incontro con Emanuela, quindi sono felice di averla conosciuta. Beh, credo che un insegnante abbia anche un po' questa funzione, sì, no? Sì, no, esatto. Non solo quella di assecondarti, di spronarti, ma anche quella un po' di farti scontrare, esatto, con quelle che magari sono i tuoi limiti o quello che tu pensi che siano, esatto, i tuoi limiti. Assolutamente. E quindi credo che questo sia un ruolo molto molto importante. A livello musicale, sì, da chi ti ispiri? Cioè, quali sono i tuoi punti di riferimento sia come genere, allora, che come, diciamo, spessore artistico? Come genere rimango molto sul pop o comunque sul cantautorato, mm-hmm, o in generale mi piace moltissimo il sound americano, comunque un sound un pochino più internazionale, quello sì. A livello di parole invece mi ispiro tantissimo alle canzoni di Ermal Meta, che secondo me sono piccole poesie, o in generale comunque a quello che si sente in radio, nel senso che mi piace tantissimo ascoltare le canzoni in macchina, per esempio io sono una di quelle persone che ascolta la radio tantissimo in macchina e prendo a cattura da tantissime cose in generale, o comunque mi piace ascoltare spesso. E infatti un po' di anni fa ho scritto una canzone che si intitola Motivetto, che è da cantare in macchina, da ascoltare in macchina. Fantastico. In maniera che così le cose fossero parallele. Però in generale sì, mi ispiro
a tutti, cioè non c'è una persona o due persone, tutti, cioè non c'è una singola cosa che mi racchiuda, quindi un po' tutto. Ma guarda, ti dirò, questo lo apprezzo molto, perché di solito quando io chiedo agli artisti che vengono qui o anche quando li intervistiamo, diciamo, a distanza, di solito sono molto molto precisi nell'indicarti un genere, un artista o un mood a cui si ispirano. Invece io personalmente, per mio background artistico, anche per, diciamo, l'attività musicale che faccio io, sono sempre stata cresciuta anche nella scuola che ho frequentato su quello che è un po' di eclettismo, no? A livello, certo, di performance, perché ovviamente ognuno ha i suoi generi e le sue ispirazioni elettive, che possono essere sia interpretative ma anche di ascolto, cioè magari mi piace ascoltare un certo tipo di musica ma sono più brava a interpretarne dell'altra. Però mi è sempre stato insegnato, ed è, io lo trovo che sia un grande valore, ad ascoltare tutto, a tirare fuori quello che secondo me ha valore in tutti i tipi di generi, anche se il brano non mi piace, anche se l'artista non mi piace, e soprattutto a provare a interpretare tutto. Esatto. Entrando nel genere, conoscendo il genere e poi aggiungendo il proprio tocco, esatto, personale. Sì, quindi sono super io d'accordo. Sono sempre molto contenta quando i ragazzi giovani, anziché partire a dire io ascolto, faccio solo quello, quando mi dicono mi ispiro a tutto, mi piace tutto, sì, perché sì, sono effettivamente super è un modo per crescere molto. Sì, no, perché, a diventare perché... settari c'è sempre tempo. Esatto. Si diventa anziani, diciamo così. Sì, sì, no, mi piace ascoltare tutto, mi piace cantare tutto, cioè nel senso, poi certo ci sono cose che mi piacciono di più, cose che mi piacciono di meno, però in generale mi piace conoscere cose nuove, quindi anche se una persona magari è prevenuta e dice no, quell'artista canta male, quell'artista scrive male, prima di conoscerlo non posso saperlo. Quindi... poi magari un punto positivo ce l'ha comunque, esatto, magari esatto. Canta male ma interpreta benissimo, o magari canta male ma ha una gestualità molto efficace. Esatto. Quindi in realtà ci sono sempre tante cose che si possono imparare anche dalle cose che non ci piacciono, dagli esatto. artisti e dalle musiche essere che non ci delle piacciono. Piccole spugne. Allora, parlando invece di musiche che ci piacciono, parliamo un po' dell'inedito, del brano che stiamo per ascoltare e per vedere, che si intitola Normale. Normale, esatto. Che è normale. Normale, sì sì. È una canzone che appunto abbiamo scritto io e mia madre e racconta di quanto è bello essere maledettamente normali. Cioè nel senso di quanto una persona possa sentirsi magari sbagliata nell'essere normale, nell'essere una persona normale appunto, ma di quanto in realtà ogni essere è speciale in modo suo, ogni essere è unico, anche se non sei una persona che magari è considerata unica o speciale perché, non so, non fai quella cosa tipica o non sei una persona particolare, però sei speciale a modo tuo. E quindi come ogni piccola persona è speciale nel suo essere maledettamente normale, perché io personalmente sono una persona maledettamente normale. Tu ti senti normale? Normale, sì, ho una vita normale, un ragazzo normale, un lavoro normale. Ragazzo normale che mi sa che è qui in studio, esatto. Voi non lo vedete, chissà se si sente normale. No, io l'ho scelta apposta. Tu l'hai scelto in quanto normale. Normale? Sì. Molto bene, volevo chissà proprio... se lui cosa ne pensa lui, però va bene. Però sì, il fatto che la vita... per me deve essere normale, ma proprio perché è normale, per me è speciale. E quindi è questo inno alla normalità, inno alle persone normali. Io lo dico, l'inno alla quotidianità, al fatto che svegliarsi per andare a lavorare sia sì, una cosa normale, però è speciale. Certo. Perché ogni cosa è speciale. Quindi racconta di questo, fatto in una canzone che può sembrare all'inizio magari semplice o da canticchiare, normale. Così, normale, esatto. Senti, allora normale. Noi ci vediamo normalmente, questa ci vediamo e ci ascoltiamo normalmente il brano di Lane che si intitola appunto Normale. Come stai? Normale, al lavoro normale, quante domande a cui noi rispondiamo normale, gli amici normale, le vacanze normale, c'è un mondo dentro di noi, altro che normale, il sole che ci bacia a tutti, la luna che splende di notte, il mare che bagna i miei piedi, normale, la notte che culla gli amori, il cielo che ospita sogni, l'aria che profuma di fiori, normale. Cosa c'è di speciale nella vita se tutto è maledettamente normale? Cosa c'è di speciale dentro di me se poi mi sento maledettamente normale? Cosa c'è di speciale nella vita se tutto è maledettamente normale? Cosa
me se poi mi sento maledettamente normale. Tu pensi sia normale non essere speciale, ma cosa vai a pensare a? Sei tu che puoi inventare il tuo essere normale in modo naturale. Non sarai mai banale se segui un ideale, non smetter di tentare. Cosa c'è di speciale nella vita se tutto è maledettamente normale? Cosa c'è di speciale dentro di me se poi mi sento maledettamente normale? Cosa c'è di speciale nella vita se tutto è maledettamente normale? Cosa c'è di speciale dentro di me se poi mi sento maledettamente normale? Ma è super super carina. È molto normale, è super carina. Senti, il titolo che l'hai scelto tu o tua madre? Insieme. Insieme? Insieme, sì sì. L'idea è stata la sua all'inizio. Cioè, le piaceva l'idea di scrivere appunto una canzone sulla normalità. E poi però la canzone dice normale 800 volte, quindi non chiamarla normale sarebbe stato troppo difficile. Chiaro. Però, no no, insieme. È stato, scriviamo una canzone normale. Chiaro. L'abbiamo fatta. Limpido, cristallino. Senti, parlaci un po' del video, dove è stato girato? Perché ho visto dei bellissimi parchi, una bellissima fotografia, quindi... Il video è stato girato al Parco Bucci di Faenza e nella spiaggia tra Marina di Ravenna e Punta Marina, dove appunto c'è quella bellissima architettura, non so come si chiami, insomma, quel bellissimo ponte, e l'abbiamo girato io e il mio ragazzo insieme e anche con le mie amiche. Insomma, è una cosa che facciamo così homemade, non so come si dica, però insomma che lo facciamo insieme e ci divertiamo e proviamo a fare delle cose diverse invece che chiamare un videomaker, che sicuramente lo farebbe molto meglio, però per un video normale dovevamo fare un video una normale. Una regia normale. Allora, io ti chiedo, io so, prima parlavamo, diciamo, non in onda, so che tu hai studiato al dance, sì, giusto? Esatto. E quindi volevo chiederti dove ti vedi e quali sono, diciamo, i tuoi sogni e i tuoi progetti di vita normalissimi per i prossimi 10 anni. Nel senso, mi piacerebbe ovviamente lavorare nel mondo dello spettacolo, comunque nel mondo della musica, nel mondo del teatro, lavorare in questi ambiti qui, anche se purtroppo per colpa del Covid è completamente difficile e diventa sempre più complicato. Diciamo che fra 10 anni la mia vita normale mi vede con una bellissima famiglia in una casa, con un lavoro magari normale, sarebbe meglio nel mondo dello spettacolo, e che continuo a cantare e a scrivere, quello sì. Cioè, nel senso che questa cosa della mia vita non finirà mai, quello sono sicura, anche quando avrò 85 milioni di anni. Credo che continuerò a cantare perché mi fa stare bene, è la mia valvola di sfogo, quindi non posso non farlo, quello sicuramente. Però nei prossimi 10 anni sicuramente mi vedo, come dice la mia canzone, una persona unica nel suo essere normale, quindi normale. Non lo so, cioè è difficile. Va benissimo. È difficile. Vedi come è difficile magari sentirsi, cioè si sente in dovere di dover giustificare una risposta banale, mentre in realtà in questo caso la banalità ha un grandissimo valore, perché certo, diciamo, se noi andiamo a pensare un po', no, a quelli che sono gli obiettivi, la costante messa in discussione di tutto quello che siamo, di quello che dobbiamo fare, sempre nell'ambito della performance, dover essere sempre migliori degli altri, è chiaro che a un certo punto è quasi come se fosse, no, imbarazzante dire delle cose semplici, in realtà non lo è. Poi certo, mi piacerebbe andare all'Arena di Verona a cantare, mi piacerebbe aprire un sacco di stadi, mi piacerebbe avere un sacco di concerti, certo, assolutamente sarebbe il sogno di una vita. Però è difficile, ovviamente, quindi sono una persona anche molto razionale, perciò nei prossimi 10 anni mi vedo in una vita normale. Poi magari domani mi chiama Amadeus e mi dice: guarda, mi sono spostato dalla Rai, vado sul 9, vieni anche tu. Certo, però magari può succedere, però se devo pensare a oggi, ad oggi ti dico così,
poi magari domani ti rispondo in modo diverso. E fai benissimo. Allora, Lenny, mi piace veramente tanto la tua solarità, quindi io ti faccio davvero tantissimi, tantissimi auguri. Grazie. Per la tua vita, che sia normale, che sia speciale, che sia come vuoi tu, e un grande in bocca al lupo per la tua carriera invece musicale e artistica. E poi chissà, magari ci vedremo in giro, esatto, in situazioni normali o anche anormali, esatto, chissà. Grazie Lenny di essere mille. Stata con noi. E allora noi andiamo avanti con cult di questa puntata, di questa settimana, ed è il momento del cine cult. Sapete, ho appena detto, sono una grande appassionata di cinema, quindi il cine cult io lo attendo sempre con ansia di scoprire quale sarà il film di cui andremo a parlare oggi. Ovviamente chi ne parlerà non sarò io, ma sarà Claudia Calzoni, che è una make-up artist impegnata anche su vari set cinematografici, fa la truccatrice anche per il cinema e fin da bambina ha una grandissima passione per la comicità di Renato Pozzetto. Quindi Claudia oggi ci parla e ci ripropone un film del 1980 diretto da Castellani Pipolo, un film che a me piace tantissimo, devo dire, che è Mia moglie è una strega. Allora, il titolo non vi traga in inganno, chi non l'ha visto magari non sa di che cosa parliamo, non è un remake di un film precedente, ma è un film ispirato alle storie popolari di Roma. Nella fattispecie si parla di una strega che si chiama Finnicella, che è interpretata da una splendida Eleonora Giorgi, ed è un personaggio, Finnicella, che ha una grande connotazione femminina e femministica, ed è forse, diciamo così, ispirata a un personaggio vero, che è una strega che è stata condannata, così si vede nei registri storici, a rogo il 28 giugno del 1424 in piazza del Campidoglio, appunto per stregoneria, una delle prime vittime europee dell'Inquisizione. E il cardinale Emilio Altieri, che è interpretato da un Pozzetto allora 39enne, è una figura storica vera, reale, perché è poi stato eletto papa all'età di 80 anni con il nome di Clemente X nel 1670. Quindi noi ci vediamo, Claudia Calzoni, che ci parla di Mia moglie è una strega. Ciao Claudia. Ciao Elena. Bentornata a Cinecult. Grazie, grazie per avermi chiamata. Allora, stai lavorando sempre ai tuoi film, come make-up artist, quindi insomma sta andando, sì, tutto a gonfie vele. Ora sei qui per parlare di un film. Da quello che ho capito conoscendoti, a te piacciono commedie, comiche. Niente. Cosa rivedresti? Allora, Mia moglie è una strega. Film italiano, italianissimo. Un film italiano. Innanzitutto, io sin da bambina adoravo Pozzetto, quindi mi faceva ridere con le sue mimiche facciali, con insomma i suoi modi di dire e quant'altro. E poi questo film è molto carino, molto leggero, ma dà anche un insegnamento. Sì, allora ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Quindi Mia moglie è una strega. Praticamente lei, la storia di una... Di una ragazza ambientata nel 600, in cui le donne, diciamo così, avevano delle idee un po' particolari, venivano additate come streghe e quindi messe al rogo. Finnicella, e praticamente viene messa al rogo e ha questo viso in mente di questo cardinale. Quindi, che l'aveva mandata a morte. Che l'aveva mandata a morte, quindi lei era proprio lì che, nonostante fosse la preferita del diavolo in questo caso, è stata lo stesso mandata al rogo. Se qualcuno ti dissotterrerà, potrai tornare a vivere. Quindi lei, dopo 300 anni, una ruspa per caso rompe questa urna e lei viene fuori, ovviamente con i suoi stracci, e comincia a girare per la città un po'... Con un solo pensiero. Cioè dice, voglio ritrovare quella gran facciona che mi ha mandato al rogo, che così gliela faccio pagare.
quando incontra praticamente uno che è identico al cardinale. Che il nostro povero Pozzetto. E quindi comincia a prenderlo a calci, lo comincia a... gli rovina la vita. E dice, ma che... mi dice, ma cosa vuoi da me? Non ti ho fatto niente. Insomma, lo comincia a perseguitare. In realtà poi, dopo, lei se ne innamora anche. Sempre con la complicità del diavolo, che sì. Helmut Berger, per sì. l'occasione hanno... Castellano e Pippolo hanno scritturato questo uomo. Bellissimo Helmut Berger, che è, insomma, è un'icona di Visconti, insomma un attore famosissimo, che partecipa al film nella parte del diavolo. E quindi il patto con il diavolo, perché le streghe, insomma, per l'iconografia dice che le streghe siano tutte, come dire, sottomesse al diavolo. In realtà succede qualcosa di molto, ma molto, come dire, moderno. Succede che la strega riesce a vincere il diavolo, insomma, in qualche modo. Sì, la strega, insomma, riesce a tagliare la testa al diavolo, insomma, quindi a far perdere la testa al diavolo. Quindi, facendogli credere di aver perso la testa per lei, lui va proprio... Quindi riesce a fargliela, è proprio vero che una donna, le donne ne sanno una più del diavolo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E quindi anche lei si innamora della persona che era poi prozia di questo cardinale, e che quindi vuol dire che l'amore supera ogni ostacolo, effettivamente. Che... anche un ostacolo non da poco, insomma, quindi ci insegna parecchie cose anche sul femminismo e sull'essere asserviti al diavolo in qualche modo. Quindi possiamo vedere una figura del diavolo, tante altre prospettive. Grazie mille. Grazie a te. Stop. Grazie. Come mai hai fatto così tardi? In centro c'era un traffico della Madonna. E beh, questo film è veramente super super carino, è ovvio, è un film degli anni 80, quindi trovate un'estetica ovviamente molto diversa alla quale siamo abituati adesso, però vi consiglio di recuperarlo, sicuramente su YouTube si troverà, penso, non andrò a controllare. Vi consiglio di recuperarlo perché è un film veramente molto molto simpatico, c'è, devo dire, un grandissimo Helmut Berger, come giustamente è stato detto nel servizio, che fa il diavolo. Anche se a mio avviso, come anche prima discutevamo qui in studio, prima della trasmissione, forse un po' sprecato, fra virgolette, come attore, perché il personaggio del diavolo in questo film non è proprio di grandissimo spessore, non è stato molto strutturato, e quindi, diciamo, un po' perde questa intensità il grande Helmut Berger. C'è questa bellissima Eleonora Giorgi, veramente, veramente molto brava, e ci sono alcune scene davvero, davvero divertenti. Noi siamo in chiusura anche di questa puntata di Cult, quindi intanto vi ricordo che se volete recuperare tutte le puntate precedenti di Cult potete trovarle sul canale YouTube di FR News, dove troverete anche questa puntata. Vi lascio con alcuni dei miei appuntamenti prossimi musicali. Io qui oggi finisco, poi scappo subito a Correggio al Caffè Politeama, perché questa sera debutterò con le Scarlet Queens, che è appunto un progetto di vocal trio anni 60 molto particolare, devo dire, sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, quindi debutteremo questa sera al Caffè Politeama alle 21, e poi così questo ci sarà il debutto, e poi la prossima settimana partiamo per Bourg-en-Bresse, dove andremo in Francia, vicino Lione, dove parteciperemo al Good Rocking Tonight Festival, quindi da lì andremo avanti con la nostra programmazione. Invece l'appuntamento con voi è per venerdì prossimo, sempre qui alle 18.15, sempre su Rete 8, con una nuova puntata di Cult. Quindi speriamo ci sia Ghisle venerdì prossimo, io spero, perché insomma di stare sola, sto bene sola, però sto meglio in compagnia di Ghisle. Quindi a venerdì prossimo, sempre qui su Rete 8, alle 18.15 con Cult. Buon weekend!
ciao Valentina.